Non si sa Mi quando ti perdoni, cadrà. onorevole. Colleghi, non aiuta Questo, il dal commento punto di vista aperto. antropologico, è molto interessante come si spenda, non solo in termini di soldi, per creare questa zona di comfort infinita tra giornali, amici e qualsiasi apparato di prostituzione, qualsiasi apparato di, praticamente di difesa del verbo del politico. Il problema è che in questo momento non si fa nulla tranne che liberalizzare. Tranne che liberalizzare. Questa sarebbe la migliore proposta che PD, SEL, Lega avrebbero potuto emendare e come al solito non è stato fatto nessun tipo di lavoro parlamentare per inserire le vostre proposte a questa proposta di legge. La volete cecchinare grazie al braccio sporco di SEL che effettivamente dimostra quanto sia attaccato alla sua zona di comfort. Onorevole Grazie. Sarti, Grazie Presidente. Noi stiamo assistendo in diretta alle prove di regime del governo Renzi-Verdini. Una prova di regime è quella che si sta svolgendo tuttora al Senato con le riforme costituzionali. Un'altra prova di regime è quella che è stata votata in quest'Aula 2 settimane fa, quando c'è stata una delega in bianco al governo che deciderà autonomamente quali intercettazioni dovranno essere pubblicate sui giornali non penalmente rilevanti e quali no. Oggi viene stoppato il dibattito su un altro punto importante che è quello del finanziamento pubblico all'editoria. Queste sono prove di regime, rendetevene conto, noi siamo gli unici che ci stiamo opponendo a questo schifo ed è sconvolgente che qui dentro nessuno parli e nessuno si muova per impedire a questo governo di andare avanti nel regime che vuole davvero instaurare in questo paese. Svegliatevi. onorevole Villarosa. Grazie Presidente. Abolizione di Equitalia e riforma del sistema di riscossione. Proposta M5S, un solo emendamento proposto dal PD da Causi, nessuna discussione. Abolizione del finanziamento pubblico dei giornali. Proposta M5S, un emendamento a firma SEL, soppressivo, nessuna discussione. La Lega presenta una richiesta per commissione d'inchiesta su CIE Cara, anche qui emendamento SEL, soppressivo, nessuna discussione. Poi però fate marketing e andate in TV a raccontare che il Movimento 5 Stelle dice sempre no. I giornali li comandate voi, destra, sinistra. Sinistra, centro, ormai lo sanno pure i Mori, un sistema che è al 67esimo posto per libertà di informazione, cari colleghi, non ha bisogno di un emendamento soppressivo, ma una discussione in quest'Aula. Lo Stato, secondo voi, deve finanziare l'editoria, cari di SEL? L'editoria qual è stato? Quello Stato che voi avete utilizzato per finanziare le banche private con 7 miliardi e mezzo a banca.